Benvenuti, grazie a sé. E di cosa vogliamo parlare? Non c'è più bisogno di parlare. Niente. È un argomento che interessa soprattutto me, ed è quello che il connettersi alla gioia interiore. E ho visto che non per tutti è la stessa maniera di connessione. C'è chi ha difficoltà a connettersi con la gioia interiore. E così io qualche volta posso trovare anche difficoltà nel comunicare di connettersi alla gioia interiore. Perché le parole hanno un limite. Le parole indicano molto spesso, ma non sono la cosa. Poi uno... sai, no? Tu gli puoi dire parlargli della gioia. Ma cos'è la gioia? No. Beh, io so cos'è la gioia. Tu magari sì. Una cosa ancora per l'audio. Sentono tutti bene? Sì. Perché bene o male si è sperimentato la gioia, no? Come esseri umani è uno degli aspetti della vita, tra gioie e dolori e sofferenze, e emozioni, sentimenti, c'è anche l'aspetto della gioia, però credo, ciò di cui tu parli e indichi è una gioia senza motivo. La gioia senza motivo è la... diciamo così, l'aspetto gioioso della nostra mente nel momento in cui riposa nello stato naturale. Perché ci sia gioia senza motivo occorre che non ci sia un oggetto della gioia, giusto? Perché nel momento in cui quella gioia dipende da un oggetto, via l'oggetto, la gioia non c'è più, giusto? Tende a esserci qualcos'altro. Se c'è attaccamento all'oggetto della gioia, cosa accade? Una volta che l'oggetto va via. C'è dolore. C'è dolore, c'è sofferenza. Noi possiamo fare l'esperienza della gioia reale nostra, della natura della mente, solo quando impariamo piano piano a riconoscere la nostra natura che è senza oggetto. Non so se riesco a condividere. In noi c'è uno spazio, già ora, di silenzio, che è libero da tutti gli oggetti, che è libero dal contatto con gli oggetti. Per cui la difficoltà come esseri umani qual è? Quella di riconoscerci come quell'essere, quella natura, quella pura natura, che viene definita dai buddisti la pura natura di Buddha, che è libera dal contatto con gli oggetti. Significa che i sensi possono funzionare nello spazio,
ma senza effettivamente essere coinvolti con l'oggetto o con gli oggetti della percezione. La percezione può accadere, giusto? No, nessuno è libero dal percepire, ci sono i canali dei sensi, ci sono i sensi e quindi accade il percepire. Il problema è che noi siamo distratti dagli oggetti di percezione, mentre in realtà noi potremmo trovare grande soddisfazione nel riposare nello spazio dove questi oggetti accadono, appaiono. O no? Riesco a condividere. Sì? Ok. Quindi questo spazio è ciò che noi siamo realmente, o quello che si avvicina di più alla pura natura della mente, no? Che è il contenitore fondamentale di tutti gli oggetti e di tutte le attività, sia della vitalità, quindi del soffio vitale, che dei sensi, dell'attività sensoriale. Questo spazio presiede anche la vitalità, la vita, o no? Senza spazio non ci sarebbe coscienza, anzi, coscienza e spazio sono quasi sinonimi. Però in questo spazio privo di tutto sorge la coscienza con tutto quello che sono gli oggetti della coscienza e quindi con la mente. Quando noi attraverso l'esperienza diretta, perché poi c'è quell'aspetto lì, l'esperienza diretta della natura fondamentale, ci conosciamo come quella pace, quel silenzio privo di agitazione mentale, privo di attaccamenti, privo di identità in un certo senso, anche se le identità in quello spazio possono apparire, no? Ma quello spazio le riconosce, è uno spazio di riconoscimento, in cui l'identità, l'identificazione è riconosciuta, dove è riconosciuto l'accadere delle vite passate, per dire, no? C'è il sorgere, il tramontare dell'esperienza. Dove accade questa esperienza se non nello spazio della mente? Mi sto confondendo? No. È un po' complesso. Comunque, anche qualsiasi percezione sensoriale funziona soltanto perché alla base c'è la consapevolezza. Senza consapevolezza non ci sarebbe nessuna esperienza sensoriale. Per cui anche le esperienze sensoriali possono essere proprio un punto d'accesso alla consapevolezza, alla loro radice. Non è una questione di confusione, è una questione forse di capire le parole che usi. Perché io immagino che lui, Vincenzo, parli di consapevolezza riferendosi, diciamo, al creatore, o a quel Dio, vita, chiamalo come vuoi tu, che sta all'origine di tutto ciò che esiste. Mi chiedo se quello che tu chiami il vuoto, il silenzio, sia la stessa cosa. Ok. Ma, beh, io immagino che questa sia un'esperienza che tu hai vissuto, che tu l'abbia sentita, perché, malgrado tutto, mi resta difficile concepirla come vuoto e silenzio. Per me è qualcosa, di molto difficile per l'essere umano da concepire. Visto che sta alla base di tutta la creazione in assoluto, continuo a vederla come un pieno assoluto più che un vuoto. Cosa ci stesse, diciamo così, prima, non saprei. Questo vuoto è pieno fino all'orlo. Non è un vuoto asettico dove non c'è niente. Questo vuoto è così vasto che tutto è presente, quindi anche la pienezza, anche il senso di pienezza si fa l'esperienza in questo vuoto. Non è un vuoto asettico. Quindi non è un silenzio senza nulla, diciamo, non È un è silenzio pieno di tutto. al limite un silenzio pieno di pace, che è quello che senti quando medici, Bene, mediti, prima ecco. eravamo in silenzio, giusto? C'era qualcosa che non andava in quel silenzio. Quello mi riferisco. Perché la parola vuoto, però hai ragione, la parola vuoto potrebbe essere qualcosa del tipo.
quindi non c'è niente. No, da lì sorge tutto, tutto è fatto di quella pienezza. Vorrei capire se c'è qualcuno che è riuscito ad andare oltre questo, ma penso che sia improbabile. Allora, cioè, un essere illuminato riesce ad avere quella espansione tale da essere partecipe con tutto ciò che esiste? Innanzitutto, per quanto mi riguarda, io non potrei utilizzare la parola un essere illuminato, perché significa che ci sono distinzioni nella natura, ci sia qualcuno che è illuminato e qualcuno che non è illuminato. Diciamo che l'esperienza dello stato naturale, che viene poi anche definita illuminazione, presuppone che non ci sia l'illuminato, colui che si è illuminato. Ma che a modo nostro siamo tutti un po' illuminati. No, ti spiego perché. Perché nell'esperienza della natura pura va a cadere il concetto di qualcuno. Cade l'individualità in questo oceano che è tutto. E quindi lì colui che fa quell'esperienza non si trova più come individuo. Sì. Ok. Quindi di per sé non c'è qualcuno che si è illuminato, c'è l'illuminazione come esperienza naturale della vita e della natura. Quella è l'esperienza di base, quella è per tutti uguale, perché quello che noi siamo è quell'illuminazione lì, quell'essere che è al di là del concetto di illuminazione e non illuminazione. Poi bisogna fare molta attenzione, questa è un'altra cosa, a non lasciarsi troppo condizionare dall'immaginazione di che cosa potrebbe essere un essere illuminato. Perché la nostra mente tendenzialmente cerca qualcosa di più, giusto? Ha la tendenza a cercare qualcosa di più e solitamente qualcosa di esterno a sé. Per comprendere che cos'è l'illuminazione, uno deve fare l'esperienza diretta. Bisogna liberarsi di tutti i concetti di che cosa sia l'illuminazione e che cosa sia non illuminazione. E bisogna riposare un po', a marinare lì, nell'essere, e star quieto. Piano piano, tutte le risposte accadono, si rivelano in noi stessi, senza cercarle. O perlomeno se c'è una domanda tu la porti vicino e la lasci lì un attimo nello spazio dentro, senza cercare una risposta. È come una preghiera la domanda, la vera domanda è più una preghiera che una questione mentale a livello dell'intelletto. È più prendere la domanda e portarla nelle profondità dell'essere e lasciare che questa cosa marini lì affinché la risposta accada da sé. Perché lo spazio di verità in cui noi conosciamo è dentro, o no? Non è dentro di noi lo spazio di conoscenza. Quando noi abbiamo un problema, dove dovremmo sempre cercare una soluzione? Mai cercare una soluzione in un'entità esterna, bensì cercarla portando dentro e ascoltando dentro la verità in noi che ci guida. Piano piano, non cercarla in un guru, in un maestro, non cercarla da qualche parte, in te è il guru, non nella forma. La forma è limitata. Tenzin de Shimaru, dopo aver fatto l'esperienza del Satori, diceva: prima del Satori spaccavo legna, portavo acqua. Dopo il Satori spaccavo legna, portavo acqua. Significa che è terra a terra la faccenda, non c'è niente di così ultra trascendente. Nonostante tutto, la nostra natura è di quella natura ultra trascendente, no? Ma è una cosa così vicina a noi, ed è naturale che sia così, che perde tutti i fronzoli di qualcosa di esterno, no? Di qualcosa che è inarrivabile. No, tu sei già quello.
L'unica cosa che occorre è smettere di cercare. Sembra una sciocchezza. Smettere di cercare all'esterno qualcosa che è già lì, profondamente radicato in te, ed è te stesso. Quel te stesso che tu cerchi è già in te. Non devi andare da qualche altra parte. E il silenzio è sempre diverso. Ci sono profondità sempre diverse. Quello che è difficile è trovare quell'equilibrio che sta tra la natura umana e questa consapevolezza. Sì. Perché anche se hai questa consapevolezza, a volte la natura umana ti porta veramente, certo, in un mare di burrasca, diciamo così. Sì. Ma anche quel mare di burrasca, se lo accetti nella sua totalità, vedrai la perfezione sottostante. Sì, perché fa parte comunque. Non puoi separarlo da te. Nota, tu, è solo, il segreto è riposare. Il segreto sta nel riposare. C'è burrasca, va bene. Ok, c'è burrasca. Non può non esserci burrasca. Perché fa parte della vita. Dell'esistenza, certo. La figura umana, in quanto essere umano, è soggetta a così tante variazioni, così tante influenze, che c'è da spaventarsi se uno le vede. I pianeti, cosa succede dall'altra parte del mondo, l'equilibrio del microbiota. È spaventosa la quantità di dipendenza e interdipendenza che esiste nella natura. Cioè l'uomo purtroppo si è eretto a qualcosa di superiore, mentre in realtà è di una fragilità immane. Lo dimostra l'ignoranza e la follia del periodo anche storico, no? O no? Noi abbiamo grandi possibilità tecnologiche, fa parte del periodo. Lo sviluppo di grandi tecnologie per poter prima o poi arrivare a capire che sono tutte inutili, perché il comunicare a distanza è possibile nella natura senza bisogno di un aggeggio cellulare. L'udire a distanza sarebbe possibile. Adesso, da un punto di vista tra virgolette evolutivo, umano, è necessario che ci sia tutto questo percorso tecnologico. E vero è che questo percorso tecnologico è anche intriso di grande ignoranza. L'ignoranza, perché la tecnologia sta separando dalla vita. Ci fate caso? Sta separando l'uomo sempre di più dalla natura. Mentre in realtà potrebbe essere, in saggezza, la tecnologia, finché non si è scoperto in sé quelle cose, la tecnologia potrebbe essere in armonia con la natura. Ma come tu giustamente dicevi, la difficoltà è l'equilibrio, è l'armonia della natura umana. Quello è il gioco, cioè nel senso. Ma neanche il saggio è libero dalla natura umana. Finché c'è il corpo, c'è la natura umana. Puoi mai non avere gli stessi problemi di tutti gli altri. Per quello si dice, non bisognerebbe mai vedere un essere illuminato, quella cosa lì è pericolosa, no? C'è la defecazione, anche per il guru o per l'illuminato. C'è la fame, la sensazione di fame, di sete. Si fracassa un gomito, c'è il sistema nervoso, quindi c'è il dolore, c'è il cervello, quindi è in grado di sentire il dolore. Sì, c'è un diverso approccio alle cose, quello sì, ok? Non è che se si vede la sofferenza fa piacere, la sofferenza la si è lì che si parla con gli uccellini. No, c'è sofferenza, sofferenza che c'è. La differenza è che non si perde mai quella pace sottostante che rimane sempre come verità, o comunque il luogo dove ci si può veramente connettere, tra virgolette, no? O riposare lì ed attingere il discernimento. La mente si illumina quando entra lì, in contatto con quella verità.
La mente che entra in contatto con quella verità del cuore diventa illuminata, si illumina, perché attinge direttamente dalla conoscenza. Quella conoscenza che è lì, è silenziosa e senza parole, conosce essendo. Non ha bisogno di un mezzo. La pace è quella che lui chiama gioia, in fondo. Sono tutti sinonimi. Se tu sì. trovi la pace, trovi anche la gioia. Sì. Se trovi la gioia, trovi anche la pace. Infatti Nisargadatta diceva, trovane uno, poi li hai trovati tu. Basta che ne trovi uno. Sono tutti lì, sono sinonimi. Amore, no? Arriva da lì. La compassione arriva da lì. Tutte le virtù arrivano da lì. Ma la più grande virtù è essere liberi dalla virtù. Che cosa vuol dire? Non avere più nemmeno la nozione di essere virtuoso o non virtuoso. Non so se è chiaro. Viverla senza l'idea di essere qualcuno. In effetti Sheikh Nazim diceva, prega perché tu sia nulla. No? Diceva così, no? Sì. Perché? Perché in quel nulla tu stai bene. Tu sei perfetto. Sei quella perfezione, non sei perfetto, sei quella perfezione lì, che non ha un'identità, che può stare tranquilla, che non ha bisogno di difendersi o ad affermarsi, no? Che non ha bisogno di dire la sua o di essere contro qualcosa. Che non ha bisogno nemmeno di raccontarsi. Recentemente ho sentito una persona che mi raccontava questa riflessione e trovo un po' che forse può chiarire. Visto che noi siamo un po' lo specchio di quello che l'universo ci manda e poi noi lo trasformiamo in pensieri o sentimenti, eccetera. E quindi questo sentire che arrivano, che non siamo noi che creiamo pensieri, ma che è uno specchio di qualcosa che ci arriva dall'universo, e quindi anche queste risposte a domande, no? Quindi se facciamo una domanda che arriva questa risposta, non che la creiamo noi, ma che arriva. E anche quello che dicevi, forse una riflessione di questi ultimi giorni, questo non so, senti la rabbia e quindi non stare nel pensiero di che cosa ha creato la situazione, Brava. Di cosa ha creato la rabbia, ma stare nella rabbia, quindi questo spazio e lasciare che, ok, vivo o vedo la rabbia di cos'è in questo spazio che è il nulla, ma non è il nulla. La rabbia è un ospite, è un ospite momentaneo. Se tu impari questo... Se si impara questa pratica, che è una pratica che insegnava il Buddha, tutto è impermanente, tutto è dukkha, no? Tutto è sofferenza. Diceva questo perché tutto alla fine della fiera è un ospite. Oggi può accadere la rabbia, no? Ma la rabbia non ti accompagna sempre, giusto? Oggi può presentarsi nell'io hotel la tristezza, giusto? Ma non ti accompagna sempre la tristezza. Oggi ti accompagna l'entusiasmo, due minuti dopo ti accompagna la frustrazione. Trattare tutto come se fossi l'hotel, dove gli ospiti vanno e vengono. Tu guarda la stanza di un hotel, mica stai lì a dire non mi piace quell'ospite. No, la stanza dell'hotel è puro spazio. Tutto va e viene. Questo ci permette, questa pratica ci permette di non di in un certo senso di frenare quella tendenza ad essere confusi, perché si cerca un motivo. Sì, si cerca la causa, si cerca il motivo, no? Mentre noi facciamo l'esperienza della gioia infinita quando non c'è motivo. O no? La nostra attitudine o abitudine o tendenza a cercare un motivo per ogni cosa ci guasta la vita. Io
io trovo difficile questo, cioè quando sono nella rabbia, ovviamente cerco il motivo. Non sei nella rabbia. Appunto, invece la rabbia, come fai in quel momento lì che sei... Ok. Non fare. Lascia che... Anche, viene quella rabbia che dice io, no? E inizia a dirti, inizia a parlare anche la rabbia, no? Facci caso, arriva la rabbia, scuote, si scuote l'essenza vitale, inizia a parlare, inizia un dialogo interno. Ok, semplicemente qualcosa però alla base si sta rendendo in un certo senso conto di quello che sta succedendo, o no? Sì, appunto, io invece entro poi nel... Nella storia. Qual è la causa, esatto, nella storia. Esatto. No? E senza, ok, rimanere nel vuoto. All'inizio succede, no? Ma tu piano piano ricordati questo, passa, questo passerà. Quando senti la rabbia, ok, trattalo come qualcosa di passeggero. Prova. Senti che inizia a ringhiare dentro la cosa, ok. Sì, forse anche quello che dicevi, il sentire, ok, sento, ma stare nella rabbia senza... Arriverà un certo punto in cui sei così immerso nello spazio come spazio che la rabbia la vedrai scuotere semplicemente il corpo, ma a te non sta accadendo niente. Il Swami Anantananda, credo che si chiamava, lui parlando della rabbia diceva: un sentimento comincia a darti fastidio il momento che tu ti opponi. Vero. Per cui se ti arriva la rabbia, comincia a dirle grazie. Ah! Dille grazie che tu ci sei, è un mio diritto. La accetti, non la rifiuti. E poi, al posto di entrare nella storia, vai direttamente nell'energia e tu arrivi alla radice, che è consapevolezza. Poi, adesso questo è una parentesi, in fondo il nostro dialogare ci porta sempre nei limiti, perché ci sono delle cose dei quali noi non possiamo neanche in fondo parlare. Se faccio esperienze di puro essere, io esco dalla dualità, per cui non c'è più esperienza. Però se te la racconto, ti racconto ho fatto esperienze di puro essere e sono già fuori pista. Sì. Ci sono delle cose che non possiamo neanche nominare. Sì, però anche l'esperienza adesso, no? Bene o male, ora, qui e ora, ora. Tutti siamo immersi in quest'essere. E accade il parlare, ma quel parlare non lascia traccia, non so come dire. Perché è libero già dall'esperienza, non c'è qualcuno che si sta raccontando. Non so se... E quindi non appesantisce. E tantomeno ci si può ricordare che cosa si è detto poco fa. Almeno io non me lo ricordo. E questo indica il fatto che non c'è un raccontarsi. Non c'è il racconto di un'esperienza. Ora e qui sta accadendo l'esperire. Questo esperire ha un confine. Puoi trovare un confine in questo esperire ora? No, è libero, cioè accade. E il corpo lo si sente quando c'è questo esperire? No? O sì? Sì. Sì. L'esperire è l'esperienza di andare nella pace, nel cuore. L'esperire accade nel cuore. Poi in questo esperire si installa, si sovrappone qualcuno che sta facendo l'esperienza. Quella è la dualità. È un'installazione momentanea. Anche questo io che noi crediamo sia così vero, è momentaneo. No?
questo io legato alla personalità, all'identità, è momentaneo. No, sì. Non c'è sempre. Quando... Cambia anche. Prego? Cambia anche. Quello ci dice che è irreale perché è in costante cambiamento in base a cosa c'è. Oggi è incazzato, è felice, è triste, giusto? Se noi invece di stare dietro troppo a questo io iniziassimo a riposare come l'hotel dove l'io ospite appare, piano piano, piano piano, questo qua non ci disturba più. Quindi arriva l'ospite della rabbia, con tutte le sue pretese, con tutta la sua... Ok? Check-in, ore 15, check-out, ore 23. Ah, è anche con la gioia che viene da un oggetto che è ospite. Che ah, sì, trattala anche quella come check-in 8, check-out 12. Tutto entra e esce negli hotel. E lì c'è la vera gioia, quella che non dipende dall'oggetto. Perché arriva a cadere anche la dualità, è bello, brutto, mi piace, non mi piace. È quello che è. È ciò che è. I buddhisti la chiamano la talità. È ciò che è. Ora, cioè, non è che detto che sia tutto facile, anzi. Può darsi che ci siano momenti di difficoltà. Bene. Molto spesso nei momenti di difficoltà c'è una forza che ci dà la possibilità di rimanere ancora più ancorati nell'essere. A volte è possibile, no? È più facile, a volte è meno facile, normalissimo. Non bisognerebbe neanche cadere nell'errore di settare uno standard, no? Questa è una pace da 7, questa è una pace da 4, questa è una pace da 10 lode, no? Queste tendenze qua devono sparirsi, perché lì non c'è rilassatezza. Quando sei completamente rilassato nell'essere che sei, va a cadere proprio tutto questo meccanismo. La mente non riesce a produrlo. Allora, mi piace molto questa immagine della goccia nell'oceano, dove l'oceano è tutto ciò che esiste e noi siamo una goccia, una piccola parte di ciò che esiste, dove però allo stesso tempo l'oceano è in noi e noi siamo nell'oceano, quindi ne abbiamo tutto il potenziale in assoluto. La vita in fondo è l'esperienza di questo assoluto attraverso di noi.
Perciò il rinnegare parti della vita, che siano esperienze belle o brutte, come lo definiamo, in fondo è anche rinnegare degli aspetti della vita e della creazione. Ti posso fare una domanda? Sì. È possibile? No, appunto. È inevitabile. Non ha neanche senso, quindi anche tutto quello che può essere, non so, qualsiasi esperienza della vita che possiamo giudicare in un modo o nell'altro, è inevitabilmente parte della vita stessa. Corretto. È necessità della vita stessa, è un fondo che si esprime, no? Sì. Ecco, quindi in questo senso capisco che troviamo in questo vuoto, in questa silenzio, la pace, specialmente quando ne abbiamo bisogno, eccetera eccetera, ma non dobbiamo rinnegare neanche tutto il resto. C'è un po' questo rischio, trovo, no? Sì, c'è il rischio, in effetti è sciocco. Perché? Perché non potrai impedirlo, soffrirai molto di più. Sì, suppongo. Se cerchi di controllare, se cerchi di reprimere, se cerchi di indirizzare, stai facendo proprio il gioco della sofferenza. Perché? Perché si basa su un'idea di pace, tu non l'hai ancora sperimentata totalmente. Quindi è un'idea, l'hai assaggiata leggermente e poi si installa la mente e dice: dovrebbe essere tutto così. Che cazzo, no? Io come faccio? Cioè, la pace, 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 mica pacina, paciona. Quello è un errore. E vedrai che cadrai esattamente nell'opposto. Eh sì, perché si resta poi frustrati e arrabbiati, eccetera eccetera. Sì. Più cerchi la pace, più trovi, in effetti non c'è guerrafondaio peggiore di chi, del diplomatico che cerca la pace, e finisce di combinare guerra intorno, non si è reso conto. Ma lui era bravissimo, cioè nella sua idea di pace pensava che dicendo quello, con la strategia, riuscisse a sistemare le cose, e poi finisce che dice una cosa per far piacere uno, poi dice l'altro, gli altri gli si parlano, allora mi prendi per il popopopopo. No? Sì, c'è anche proprio questa idea della perfezione che è pericolosa. Sì. Vero. Ci viene insegnata, almeno in questa società viene insegnata moltissimo. Sì. Ma squilibra completamente. Sì. Questa è la mia esperienza. È corretto, ma questo, io credo che sia l'esperienza un po' di tutti. Sì. Se uno è sincero con se stesso, vedrà e vede, o ha già visto, che bene o male, se ricerchi un ideale o un'idea, finisci male. Finisci col soffrire. Quindi per quello ti dicevo, essere illuminato, anche no, l'idea di perfezione dell'illuminazione, ma anche no, meglio di no, meglio rimanere nel non so. Ok, io non so cos'è l'illuminazione, meglio quello. Piuttosto che leggere dei libri, dei trattati dove spiegano tutti i gradi dell'illuminazione, eccetera, meglio non leggerle quelle cose. O se le si legge con il beneficio del dubbio. Che cosa vuol dire? Ah, ok, è nella mia esperienza? No, ok, non è vero. Ora non è vero, ora non è vero. Non è nella mia esperienza. Lo risento in verità come vero, ma seriamente, sinceramente, è già vicino alla tua esperienza. Perché c'è il sentire di verità, non so come dire. Quindi anche lì bisogna prendere con le pinze le esperienze delle altre persone. In effetti è sempre molto interessante leggere un po' di libri, ma si arriva sempre alla conclusione che se non è la mia esperienza non ci sta. No. Non ci sta proprio. Anzi, molto spesso il sentire le esperienze delle altre persone, cosa che io difficilmente parlo dell'esperienza, ma parlo, nei satsang ci occupiamo di quello che è prima dell'esperienza, proprio perché le esperienze sono diverse per ognuno, no?
ma molto spesso l'esperienza di altre persone, uno fa nascere un'immagine, no? Dell'esperienza dell'altro. Due, fa nascere il desiderio di avere la stessa esperienza. Tre, fa nascere il paragone del fatto che io non ho avuto quell'esperienza, quindi io non sono illuminato. Chiaro? E tutte quelle tre bisogna prendere e buttarle nel cestino. Non lasciarsi condizionare da queste cose qua. Bisogna essere. Il Cristo diceva, bisogna essere vigili come la moglie che aspetta di ritorno come la serva o il servo che aspetta di ritorno il padrone. Bisogna essere vigili in quel modo lì. Prendere tutto su una base di discernimento. Sì, beh, prendi tutto e tieni solo ciò che ti sembra buono in fondo. Sì. Però vedi che ci deve essere quella base di vigilanza, di discernimento, perché altrimenti prendi tutto. Sì, per quello che è buono in quel momento, perché magari il momento Brava, dopo è cambiato tutto. Sì. anche quello può cambiare. Certo. Sì, quando una mamma incinta ti racconti, dici questa esperienza qua, è terribile. Sì. È lei che fa l'esperienza di diventare mamma. È così. Guardate la nostra tendenza a mendicare le esperienze altrui. Noi le mendichiamo, cerchiamo di accrescere qualcosa dall'esterno, mentre in realtà basterebbe puntare direttamente dentro. Tipo scorciatoia, la vediamo come una sorta di E scorciatoia, in realtà è l'esperienza dell'altro. un'accumulazione. Infatti, la nostra natura è libera da ogni accumulazione. Anche dalle proprie. Sì, le proprie spariscono, cioè nel senso non c'è più un accumulare. La tendenza ad accumulare, ma piano piano si vede, man mano che uno avanza nella pratica, nella via, si inizia a non sapere più cosa veramente si è fatto 2 secondi prima. Se non è una cosa funzionale, inizia a non esserci più traccia di ciò che è accaduto 2 secondi fa. Che significa che non è che si è smesso di vivere, cioè qualcosa deve rimanere, perché ci sarà un'interazione, ma quello è interdipendente. Significa che sorgerà se tu chiami qualcuno, che questo, per esempio, questo qua ha un nome, è un cognome, è logico che rispondano. Però non c'è un accumularsi di storia. Sì, specialmente non c'è un attaccamento alle esperienze fatte. Certo, perché? Perché il discernimento ti dice che tutte sono transitorie, niente rimangono, perché se tu guardi adesso, quello che c'era prima non c'è più. Quindi sarai sempre così immerso nel presente che andrai al di là del tempo. Anche il presente non lascerà traccia. Perché è un continuo lasciare andare. Io lo vedo anche tanto nel mediatore di pace di cui parlavi prima, quando due litigano, perché dicono sì, ma che cosa è successo? Cioè, non è successo niente, cioè, è già andato via, cosa stai lì ancora a parlare di quella roba che è successa 2 minuti fa? Ah Dico, sì, sì, molto spesso sì. è quello il discorso, cioè ci si lega a, che Agli so, eventi, alle cose che agli eventi, succedono, vabbè, sono lì. ok, e perché non lo viene a raccontare? Cioè, il mediatore dovrebbe fare, se uno vuole fare il mediatore di pace, dovrebbe fare quello, e allora? Mi è venuta in mente questa cosa qua, che insomma, che la gente ti viene sempre a raccontare, cioè la gente, adesso io mi riferivo più che altro ai bambini, fatto questo, e allora? E lì si scioglie tutto, la vera pace è lì, non nel chiedi scusa, che vabbè, e allora? Sì, oppure se uno ti dice sì, va bene quello che è successo, ma adesso? Ah no, vabbè, ma Appunto quello è il discorso. adesso? E tu mi stai parlando di qualcosa che non è più, adesso?
Ah, adesso. Ah no, adesso. Adesso sono qua. Tutto il nostro film è un film onirico, fatto di turbolenza e di ricordi pseudo-reali. E guai a toccare quel sogno. Il mio sogno. C'è attaccamento. Infatti se succede qualcosa ci si può sedere tranquilli, no? Anche se si vede che c'è agitazione o c'è turbamento, la vitalità è scossa. È buona pratica, se si può, sedersi un attimo e dire sì, ok, ma... E far sì che si vada dentro a vedere in profondità. Si cerchi a chi sta accadendo quella cosa. Allora la mente andrà dentro a vedere che non sta accadendo a nessuno. E a quel punto quella cosa lì. Non spostare, perché il luogo dove è percepita la mente è il cervello. Il rumore, no? Se avete fatto caso. Chiacchiericcio e lì, però da dove sorge? Bisogna andare lì da dove sorge, perché questa cosa smetta di essere, no? Smetta di riflettersi nel cervello, e tutto l'ascolto, una volta portato dentro il cuore, a cercare la sorgente di dove, da dove sorge tutta quel marasma mentale, si va dentro, sì, e si vedrà che lì non c'è niente. Quello quieta la mente, ascoltare la mente la quieta. Fateci caso. Ascoltare la qualità di questo momento, di come è la mente, la quieta. Se invece al posto di ascoltarla semplicemente lasciando che sia ciò che è, la si descrive, la si rifiuta, la si cerca di controllare, la si cerca di reprimere, c'è sofferenza. Mentre nell'ascolto, nell'accoglienza, nel riposo, nella rilassatezza, in questa perfezione, anche questa cosa qua, piano piano inizierà a quietarsi. No? Sì, però c'è una sorta di sforzo che devi fare quando sei nell'evento che ti scuote, è più facile... Cioè, tipo, è più facile tipo coricarsi, no? Cercare di non pensare più a quella cosa, e questo non ti porta a cercare la qualità di come ti senti. No, non devi cercare la qualità, non ho detto questo. No. Ho detto ascoltarla. Ah, ok. Ascoltare la qualità. Sì, è più facile scappare dall'ascolto. Ma è solo con l'ascolto che questa cosa può essere. Non so se è chiaro. Sì, sì. Tutto viene per essere. Mentre nell'ascolto ha lo spazio neutro dove questa cosa può... Ecco, ma perché è più facile reprimere che non... Non è più facile, è più difficile reprimere. È una tendenza, un'abitudine ad scappare, a rifiutare ciò che è. Sì, l'abbiamo allenato per me. Lì c'è la palestra, anni di palestra. Sono i muscoli. È per questo che la pratica è importante, la pratica... Certo. Pratica dell'ascolto. Usare il canale dell'ascolto per ancorarsi all'essere. Ascolto del respiro. Usa il canale dell'udito per ancorarsi al respiro, che il respiro è vicino all'essere. Il respiro è neutro. Non ha una qualità. Cioè non è arrabbiato il respiro. Il respiro è respiro. Entra e esce.
Vuoi dire qualcosa, Elena? Allora, non trattenermi in realtà. Perché? Però vabbè, se mi inviti a parlare. No, c'è sempre un po' in me questa roba un po' sottile tra, che capisco che, cioè, adesso non so se spiegarmi, però questo entrare dentro un po' come se fosse una difesa dal mondo anche. Cioè, devo andare dentro perché, boh, come se fosse sempre un po' che se sorge qualcosa che mi scuote o che così, allora devo tornare dentro per, ok, per trovare pace, va benissimo. Però mi sfugge un po' sempre un po' questo meccanismo, perché mi sembra un po' a volte sempre un devo difendermi da quello che è intorno, quindi devo tornare. Poi so che non è così, però c'è una sfumatura un po' di questo, probabilmente nella mia esperienza, cioè anzi sicuramente nella mia esperienza. Quindi sì, questo meccanismo a volte mi sfugge, un po' come diceva la Marishita forse. Nel senso, nutri una parte magari di grande pace o tutta una serie di cose, poi alla fine però nel momento in cui ti sposti, cioè le robe che tu non hai visto, non hai trasformato, non hai guardato, tutte queste cose, può essere anche in grandi samadhi, in grandi realizzazioni, esci dalla grotta, però poi alla fine ti vengono addosso tutte, insomma. E quindi secondo me questo discorso è molto sottile, perché quello, cioè insomma c'è questo. Però ti posso dire una cosa? Posso condividere, ti ringrazio perché questa cosa qua è vera. Che c'è spesso la tendenza a rifugiarsi lì, al posto di lasciare che queste cose siano, no? Ma di quello di cui sto parlando non è un rifugio, è dare ascolto, cioè non dire no. Non so se è chiaro. Non dire no alla cosa, perché la cosa è quella. Quindi non puoi scappare. Ciò di cui parlo è, non hai scelta, la consapevolezza è senza scelta, non puoi scegliere. Nel momento in cui ti si presenta la rabbia c'è, nel momento in cui ti si presenta tutto quello che è nel panorama della natura umana, quello c'è. Certo, puoi cercare il rifugio temporaneamente lì, può essere fatto, no? Ma la vita stessa poi te lo riporterà, non puoi scappare da quella cosa. Quindi il punto è riuscire a conoscersi come quello spazio in cui anche quello è te e non è diverso. Sì, sai cosa? Perché secondo me a volte c'è quell'usare, ecco, cioè tu usi quella roba lì per in qualche modo una parte tua, perché vuole tirare come ce l'hai in mente tu, non so come spiegarti. È corretto, è vero, no, però senso, quella è un'illusione. Esatto, però nel senso c'è un po' questo meccanismo, cioè vero. Come se c'è comunque un io sottile ma molto forte che vuole utilizzare, sì, questo per fare andare però le cose come quell'io vuole, brava, cioè, in qualche modo, no? Eh sì. E invece... Però ti posso fare una domanda? No. Lì c'è il testimone. Lì è presente il testimone che cerca di scegliere in un certo senso e preferisce non fare l'esperienza e rifugiarsi lì, mentre in realtà è più come un fiore in pieno campo, non ci sono difese, le cose si liberano quando non c'è più nessuno che si difende dalla cosa o che cerca di cambiarla o alterarla rispetto a ciò che è. Non so se è chiaro. Quella è la pratica che ti porta, che porta a realizzare quello che è al di là della sofferenza, perché la sofferenza può essere ciò che è. Sono riuscito a... Sì, cioè penso di intuire quello che vuoi dire, è una cosa spontanea che accade, non è un rifugio che cerchiamo noi. No, per quello è l'ascolto. L'ascolto è neutro, non è un rifugio, eh. È neutro, è un ascolto delle qualità di questo momento. Non sceglie che cosa si presenta in questo momento, è senza scelta. Tu però basta provare, in un luogo dove non ti senti a tuo agio, no? Entra dentro quel luogo dove tu non ti senti a tuo agio, no? Un bar piuttosto che... E ti siedi e inizi a vedere che cosa accade. Piano piano vedrai che se trovi la rilassatezza dello spazio veramente lì, tutto diventa quel, cioè quel luogo non è più un problema.
Si potrebbe dire che non si tratta di rifiutare l'esperienza, ma di accettarla così com'è e vedere in fondo cosa succede. Tu non sai che cosa sta succedendo. Per quello ti insisto sul non so. Tu non sai. Mentre anche quando appare la rabbia e tu gli dai un'etichetta e cerchi un rifugio, già non sei più nello spazio del non sapere, di lasciare essere ciò che è. Mentre arriva la rabbia, tu non sai. Non so se è chiaro. Sì, poi ti dico, non è che fa schifo il rifugio, tra virgolette, no? Nel senso che, però, tanto è la consapevolezza di quello che vai a fare. Non so come spiegarmi. Cioè, io posso anche sentire che ho bisogno in quel momento lì, perché mi ascolto e so che ho bisogno di stare dentro e di rifugiarmi. E ok, ci può stare. Però è un meccanismo più ampio, secondo me, appunto, devi capire, cioè devi sentire che in quel momento lì tu ci stai anche rifugiando. Cioè, non so come spiegarti. Però appunto, che poi magari ci sono comunque delle cose che vanno risolte, delle cose che devi vedere, che la vita comunque te le ripropone, perché la vita è chirurgica, e quindi ripropone perfettamente quello che tu hai lasciato lì. E questo, insomma, cioè insomma anche sapere in quel momento che cosa tu, essere consapevoli, anche in questo non so, però ascoltare dentro di te i processi che stanno avvenendo. Io quello che sto dicendo è proprio quello, è l'ascolto. L'ascolto deve presuppone il non sapere. Se tu già sai quello che sta accadendo, non stai più ascoltando. Non so se è chiaro. Sì, sì. Se già sai, sono già incazzato, per quello, ma è per quello. Tu non sai che cosa sta accadendo. Stai già dirigendo, senza nemmeno te ne accorgi, come tendenza, l'evento, no? Lo sta già, la mente cerca di incasellarlo. Sì, la mia mamma mi ricorda quello. No? Ma se tu non sai, ti puoi rilassare. La nostra mente non riesce a rilassarsi perché è tendenzialmente affamata di sapere e soprattutto di presapere. Sapere prima, ma io so già, lui mi parla, so già cosa da dire. Non l'ascolto neanche. No? Succede sempre così, quindi. No? Sì, sì, certo. Che attendibilità ha tutto questo flusso? Non è attendibile? Allora, io ogni tanto trovo rifugio nella meditazione, come nel Reiki e così via, e mi fa molto bene. Certo, mi rendo conto che non è la soluzione, è un momento in cui rispondo a un bisogno, mi rilasso, entro nella calma, poi trovo quella pace che mi aiuta in seguito a lasciare andare la situazione. A volte basta un respiro, a volte ci vuole un po' di più. Perfetto. Quindi non rifiuterei neanche quel rifugio di cui ho bisogno in quel momento. Ma basta osservare, cioè, basta osservare. Sì. Se tu osservi la vitalità, vedrai che ha bisogno del sonno profondo, il corpo ha bisogno di riposare, di rilassarsi, per vivere. È naturale che in noi sorga anche quello. Il discorso della meditazione non è una cosa speciale, una roba no, è una roba naturale. L'aspetto meditativo dell'uomo è un aspetto naturale che lui ha già in sé. Perché rifiutare anche quello? Io sto parlando proprio di non rifiutare più nulla. Non rifiutare nulla. Questo non vuol dire che va tutto bene, perché ci sono delle cose che possono andare bene, altre meno, ma dentro mai essere separato. Non so come dire. Esternamente ci sono delle cose che si debbono fare, giusto? È nella natura delle cose. Ci sono azioni di saggezza e azioni sciocche. Non possiamo dire che tutte le azioni sono uguali, perché staremmo dicendo una sciocchezza, giusto? Ci sono azioni che causano sofferenza, azioni che non causano sofferenza, giusto? Siamo d'accordo su questo? Sì. Che ci sono qualità diverse o no? Sì. Non puoi dire che tutte le azioni sono uguali, perché non è vero. Non si può dire questo. No. Chiaro? Perché altrimenti sarebbe vero, perché bere l'acqua e bere candeggina sarebbe la stessa cosa. No, se bevi candeggina il corpo muore, l'acqua invece lo nutre,
giusto lo idrata. Quindi le due azioni con le due qualità diverse, due, diciamo così, liquidi diversi, hanno funzioni diverse a seconda di come vengono utilizzate, giusto? Mm-hmm. Bene. Quindi c'è la diversità, il panorama della diversità. Ci sono azioni che possono causare felicità, altrimenti noi qua che cosa saremmo qua a fare? No? Perché ci piace, ci fa star bene, è un terreno di condivisione, possiamo occuparci di cose che durante la vita quotidiana, presa dal flusso della quotidianità, molto spesso non riusciamo a dedicarci del tempo, no? Quindi non è una cosa bella? Bene. Cantare i mantra non è una cosa positiva, bella, che dà soddisfazione a chi lo dà, cioè a chi non lo dà, però in ogni caso può causare sofferenza, la meditazione, lo yoga, il leggere delle scritture profonde. Quelle sono cose che nutrono aspetti di un certo tipo nell'uomo. Prova a fare una settimana a mangiare del cibo terrificante, a bere alcol in modo ossessivo, a iniziare a fare uso di stupefacenti e non dormire. Vediamo se quelle azioni non causeranno sofferenza. Nel giro di una settimana, ti basta fare una settimana da leoni, no? Come una notte da leoni, tipo quel film, che sì. Scassare da ridere, e vedi. Vedi, se quelle azioni sono fonte di felicità, di equilibrio e armonia, oppure sono cose che ti portano piano piano a soffrire. Quindi non si può dire che tutto va bene, no? Noi possiamo essere in pace con ogni cosa, però la nostra vita è bene che abbia un fondamento di equilibrio. Infatti, fin dalle origini si prescriveva una vita sattvica, no? Mangiare il cibo sattvico, meditare, praticare, leggere le sacre scritture, contemplare le sacre scritture e bla 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 bla. Perché lo si faceva? Perché i monaci fanno una vita di un certo tipo e non si mettono a pippare cocaina come dei pazzi, andare in discoteca, non dormire e fare i libertini? Poi magari dovranno farlo prima o poi, fare l'esperienza di quello, no? Perché però in generale ti servono quelle esperienze che in un certo senso ti creano sofferenza per discernere, capire che qualcosa è meglio non fare. La IMSA, giusto? La parola è giusta, IMSA? Non nuocere, parte da non nuocere a se stessi. Noi ci occupiamo di essere vegetariani, di essere vegani, ultra vegan pro, ultra duper. Ci sono i vari livelli di veganismo, fino ad arrivare al crudismo estremo, estremissimo. Ci occupiamo di tutto quello e poi non ci occupiamo di che cosa nuoce al corpo e alla nostra mente. Perché l'idea del veganesimo estremo è un'idea probabilmente tossica. Se inizia a agitare la mente perché guardi qualcuno, no? O se inizia a essere divisivo, no? O attacchi chi fa una vita di un certo tipo, ti occupi, inizi a invadere la vita delle altre persone. È detto che quell'idea sia un'idea sattvica, è tossica quell'idea, no? Sì. Okay. Quindi nel panorama della vita bisogna essere molto attenti a che cosa si compra, non solo da un punto di vista di cibo, ma anche di idee. Cosa aderisce la tua mente? Sì, quell'equilibrio che si diceva prima tra l'essere umano cioè che poi per ogni mezzo. Ma ognuno lo deve trovare da solo, eh? Quell'equilibrio ognuno lo deve fare da solo, la strada è solitaria, non c'è qualcuno che ti può prescrivere. Tu puoi anche fare per un periodo, no? Dici ok, io mi fido di quel maestro, io mi fido di quella dieta, io mi fido di quello, no? E lo provi, ma piano piano nella prova tu devi capire per te che cosa è bene per te e cosa non lo è. Beh, ciò che crea giudizio crea comunque separazione, crea conflitto. Discernimento non è giudizio, Ok.
Discernimento significa che la saggezza riconosce quello come un danno e quello come non danno. Nella rilassatezza. Ma poi tu guarda, prova a mangiare zuccheri per tanto tempo. Il tuo corpo va in acidosi. Inizia a star male, starà male e tu non sai perché. L'equilibrio ormonale inizia a cambiare a causa dello zucchero. Il corpo sta cercando di trovare un equilibrio perché quella sostanza sta creando uno squilibrio. Tu prova, prova, metti a posto, cioè al posto di prova, vedi che cosa fa male, cosa fa bene. Lo senti, è una pratica d'ascolto, lo senti. Se mangi vegetali, stai bene. E non perché c'è l'etica, la morale del veganesimo, che quella è un'idiozia, no? Se non c'è una base di davvero no, non violenza e non nuocere, ma lo devi sentire però. Non so se è chiaro. Sì, sì, se parli di discernimento assolutamente. E discernimento non è giudizio, per me ognuno può essere quello che vuole, io non sono in conflitto con nessuno, zero. Non separo niente, però certo è che se mi dici ok andiamo, vengo a cena a casa tua e mi dai zucchero, io posso anche mangiare lo zucchero, no? Ma se tutte le volte mi dai lo zucchero e io so che fa male lo zucchero, ti dico basta zucchero, non è che sono obbligato a... Tu vuoi mangiare lo zucchero, mangia tutto lo zucchero che vuoi. Vuoi berti 3 bottiglie di vodka la sera? Beviti le bottiglie di vodka. Vuoi pipparti un camion di cocaina? Pippati un camion di cocaina. Io non ho niente in contrario. Che tu ti pippi una nave di cocaina. Probabilmente ti servirà a capire che quella cocaina non fa bene per te. No? D'altro canto, se così non fosse... si premerebbe la vita stessa dell'esperienza. Infatti. Le esperienze sono tutte benedette, ma se sviluppano, fanno sviluppare in noi il discernimento. L'esperienza per l'esperienza è il mondo odierno. L'esperienza per l'esperienza, perché si ha fame di vivere, sono annoiato, devo trovare qualcos'altro, e non trovi la gioia che è già senza motivo. E stai continuando a cercare oggetti di consumo. Ma da dove sorge quella necessità di consumare se non da quel senso di incompletezza? Bisogna indagarle queste cose qua. Perché devi avere sempre tutto o comprare qualcosa? Cos'è che spinge a comprare? Quella è un'indagine che ha a che fare con le tendenze, e conoscere le tendenze umane ti porta alla saggezza. Ti porta alla saggezza, ti porta all'amore, alla compassione, conoscere le tendenze umane. Non giudicarle, conoscerle significa vederle dentro di sé e la sofferenza che crea dentro di sé. Quello ti fa capire perché un tossico si diventa tossico, no? O perché un alcolista si alcolizza. Non perché sia sbagliato, sia cattivo. Cioè, ci sono delle cose che all'interno di ogni essere umano muovono l'azione. Quelle tu puoi rifiutarle finché vuoi, ma ci saranno sempre. Come nel monaco che pensa di aver fatto il brahmacharya, no? Il celibato assoluto, esce e pensa sempre alla donna. Ma allora dov'è il celibato? No, meglio fare l'amore, boia. Poi dopo, casomai fai il celibato. Se hai necessità, perché poi anche lì dipende. Poi forse tutti devono essere dei brahmacharya, no? O tutti monaci. Perché? Se noi ci conosciamo come quello spazio, sappiamo che tutto è arriva da lì. E tutto è benedetto. È tutte le esperienze di tutti, eh. Non è che c'è un'esperienza migliore o peggiore per la vita. Perché tutto serve. Ma quando lo capisci?
profondamente, io non ti dico intellettualmente, quando lo realizzi che tutto serve? Quando l'hai capito dentro di te, l'hai visto dentro di te. Quando per te è assolutamente chiaro e libero dal giudizio dell'esperienza, perché tutte le esperienze sono state benedette. Lì c'è libertà, perché sei libero dall'esperienza. Quando invece c'è attaccamento all'esperienza, ancora non lo capisci. Sei selettivo sull'esperienza. Chiaro? Mi raccontavo un amico, un suo amico era discepolo di Babaji di Aidakan e andava spesso lì. E questo era ancora un ragazzo, un uomo più che un ragazzo, un uomo già adulto, però aveva il vizio di fumare l'hashish. Allora Babaji in un certo senso l'aveva capito e gli aveva fatto trovare un panetto di fumo del genere e gli fa: adesso tu lo devi fumare tutto te lo devi fumare. Ha iniziato a fumare, se l'è fumato tutto e non era più riuscito a fumare il fumo. A lui gli ha portato un panetto di fumo e ha detto: adesso te lo devi fumare tutto. Non ha più fumato. Guardate, guardiamo quando noi abbiamo fame di qualcosa e ne facciamo esperienza, poi ne facciamo esperienza a lungo termine, cosa accade in noi? Che non ne vogliamo più. Sì. E infatti io adesso stavo pensando che la mia ricerca interiore è proprio perché non ne voglio più e non ne posso più di paure, di rabbia e tutto quello che ogni tanto mi arriva. E ho trovato rimedio nell'osservare, come dicevi tu, e stando nel cuore sparisce il fastidio che ho. Però è un fastidio dell'essere umano, voglio dire, la rabbia ogni tanto arriva, l'altro giorno mi è arrivata l'ansia, non avevo secondo me motivo. E allora, con il respiro, sono stata nel cuore e quest'ansia dopo mezz'ora non sapevo neanche più dov'era. Adesso non ho capito se vado a rifugiare. Cioè, se cade. No. Tu pratica come ti senti. Lascia perdere se stai usando una cosa, quello lì non è. Io pratica per come male, ti senti. Con la rabbia mi veniva spesso, piuttosto che la paura, eccetera. Adesso andando a cercare il mio cuore, respirando nel cuore, queste situazioni si sciolgono, mi passano, non mi ricordo neanche più perché mi ero arrabbiata e mi sembra di vivere molto molto meglio rispetto a prima. La nostra mente va nel sonno profondo per attingere forza, ok? Tutto l'organismo ha bisogno del sonno profondo perché attinge forza, vitalità, freschezza di ragionamento. Prova a non dormire per 3 giorni e mettiti a fare qualcosa di impegnativo con la mente, vedrai che dormi una notte bene, sonno profondo, il giorno dopo mettiti a fare qualcosa di un certo tipo e vedrai che la qualità della tua mente è diversa. Siamo tutti d'accordo su questo? Sì. Beh. Quindi questo ci dice che quando la mente non è a necessità,
non quando la mente, questo ci dice che la mente ha necessità naturale di staccarsi dagli oggetti, dei sensi e dai sensi, per natura, ok? È naturale meditare, è naturale sentire che la vitalità ha necessità di riposare. È assolutamente naturale sentire che la vitalità ha necessità di acqua, di minerali. Ok? È naturale. È naturale. Non è una roba speciale. È naturale. Quindi, se senti che c'è quella cosa lì e senti la necessità di star tranquilla, e fallo. Fallo, perché la mente si rafforza lì. Piano piano vedrai che la mente inizierà a essere così salda e così forte che sarà sempre più quieta. La base diventa sempre più stabile. Poi possono esserci pensieri, possono esserci agitazioni, eccetera, però la base rimane quella. E nonostante la nostra natura sia al di là del tempo, occorre tempo. Occorre tempo. Perché ci sia questa stabilità, questa stabilizzazione, occorre tempo, occorrono ancora le esperienze, occorrono che si faccia l'esperienza di tutto. Perché noi abbiamo l'idea che una volta che c'è, fatto, finito, risolto. Non risolto niente, finché c'è il corpo c'è sempre tutto. Trovatemi un saggio che non sia morto e sia ancora vivo. Sono tutti morti. No. Trovatemi un saggio che non sia invecchiato e poi morto. O mentre invecchiava soffriva col dolore di qualche malattia. Trovatemene uno. C'è qualcuno che è libero da quegli aspetti come forma umana? Anche Babaji. Infatti mi veniva in mente lui che... Anche lui ha una forma umana. Naturale. Poi come uno muore, che è differente. Come? Quello sì, fa tutta la differenza. O come uno vive, quello sì. Fa tutta la differenza. Ma di base siamo tutti uguali. Nel senso, se ancora trattiene o se lascia andare? Come? Come uno muore? C'è paura, terrore, mentre si avvicina alla fine? Mi sembra una sciocchezza, eh? No, sembra. Sembra, dice, ma tanto no, adesso non andremo. No, anche perché una persona può durante la vita avere
una vita spirituale, però poi quando arriva il momento non è detto che sia così pronto, immagino sia così. Juxtesvar, quando è arrivato il momento, era sbiancato, eh. Ed era Juxtesvar, cioè fondamentalmente un po' affezionato a questo. Anche lì non si sa. Come fai a sapere? Non puoi sapere. Ma dipenderà anche molto del tipo di morte che stai per affrontare. Ci sono delle morti che sono serene, altre che sono tragiche. Sì. Beh, vi sono molte teorie anche su questo, direi. Vi sono molte teorie anche su questo. Cioè, molte persone che parlano della morte e molte storie anche su come si può morire o si deve morire, piuttosto che... Proprio chiaro che la situazione stessa, quello che stai vivendo in quel momento, ti può influenzare. Ma penso che più di tutto la sofferenza maggiore è quello che già hai dentro rispetto alla morte, ciò che credi tu. Quindi può essere paura, come può essere... invece fede che dopo starei meglio o altre cose ancora. Questo dipende di nuovo da quello che hai vissuto e da quello che pensi e credi o che ti hanno fatto credere, insomma, in ogni caso se hai la pace dentro di te probabilmente avrai più possibilità di fare una buona morte, chiamiamola così. Io ho visto morire mia madre ed era tragico, proprio, era peggio di così, non si può, cioè, era atroce. E io ho fatto, qualche anno fa, ho fatto un arresto cardiaco, sarebbe stato puro lusso, senza problemi. Abbiamo finito? Noi, qui il programma? Sì. Sono le 4:15. Abbiamo finito. Sì. No, non so, chiedo. No, magari qualcuno ha delle domande. Sì, se ci sono domande. Beh, a me questo parlare della morte intriga, perché se ne parla molto poco. Io ho avuto la fortuna di non vedere... in questa vita direttamente morire delle persone, ma ho visto morire, anzi ho dovuto decidere la morte di due miei carissimi amici animali. E sì, capisco la tragedia della morte, allo stesso tempo è strano vedere come si spegne la luce negli occhi di chi è morto in quel momento. C'è quell'attimo dove veramente la luce si spegne. D'altro canto ho visto... l'animale che si lascia andare o quello che lotta. E suppongo che anche per loro, che non sono tanto diversi da noi, dipenda molto dalla loro indole, da come sono, la loro personalità, quello che si portano dietro, le esperienze che hanno vissuto. Non ho visto morire mia nonna, ma come me l'hanno raccontato, lei aveva paura, era attaccatissima, ha avuto molta difficoltà a lasciarsi andare.
penso che se non hai paura di morire, paura di quello che troverai dopo, probabilmente sarà più facile lasciarsi andare. Non c'è un'educazione alla morte. Per indagare la morte dovresti indagare lo stato di veglia, di sogno e di sonno profondo. Ogni volta che il corpo va nel letto è una morte. Risorge alle 7:30, della sveglia. Non c'è un'indagine profonda di questi stati. E soprattutto non si sa a chi capitano. E quando? Vabbè, quando lo stato di veglia, bene o male, ci è. No? La veglia? Ah, ok, perché ci vuole. Ok. Vabbè, ma anche se c'è un'abitudine a svegliarsi sempre alla solita ora, poi il corpo apre gli occhi, ci avete fatto caso. Però prima della sveglia il corpo. Perché? A chi sta capitando lo stato di veglia, di sogno e di sonno profondo? Mente. Nessuno può rispondere a questa domanda finché non ha indagato. È inutile dire mente, è inutile dire corpo, è inutile dire mazza. Bisogna indagare per comprendere. Se uno vuole comprendere che cos'è la morte, cosa accade? Che cos'è la rinascita? Perché la morte presuppone anche rinascita. Chi nasce, chi muore. Tutto questo panorama è di una profondità immane. Ed è molto intimo. È molto intimo. Quindi anche lì, nonostante magari qualcuno possa sapere che cosa succede, sarebbe saggio non parlarne. Perché non è la tua esperienza, semplicemente per quello. Però ti posso condividere che se vuoi affrontare il tema della morte, che è fondamentale, occorre grande profondità, discernimento e indagine. Sì, su questo sono pienamente d'accordo. Sì. Molti raccontano tante cose, o anche di chi ha fatto l'esperienza della pre-morte, o che poi è ritornato in vita, coma. Ma poi ci sono tanti aspetti anche secondari. Per esempio, in questo periodo io rifletto spesso alla morte e mi preoccupa non il fatto che io muoio, ma per esempio i miei figli, che disordine troveranno, ma riusciranno a capire, fare, cioè le preoccupazioni sulla pulizia che bisognerà poi fare, questo tipo di preoccupazione. Mentre invece, quando ho avuto questo arresto cardiaco, io riflettevo, questo magari adesso sono gli ultimi istanti della mia vita, e curiosamente non ho nessuna paura. Cioè, è un lusso morire così, ma se guardo invece come è morta mia madre, dico altro che lusso, cari miei. Ha sofferto tanto. Peggio di così non si può. Ad alcuni è così, ad altri no. Ma io volevo dire una cosa. Da quando eravamo una mela, siamo nate e morte miliardi di volte. Mm-hmm. Siamo arrivati a un corpo umano ed è sempre andato bene, abbiamo preso un corpo umano, siamo stati fortunati. Quindi, sì. Il lasciare il corpo
per me è come prendo un aereo, andare a Pechino dove tutti parlano cinese, tutti i cartelli sono in cinese, io non capisco niente, c'è un sacco di gente. E però era qualcuno che mi porta al posto giusto. Io la penso così. Va bene. Mio zio ha lasciato il corpo, ha salutato mio cugino, ha detto me ne vado. Infatti non è da aver paura, l'abbiamo fatto tante di quelle volte. È almeno in un anno 365 volte. Almeno, poi se fai il pisolino al pomeriggio. Non è una cosa nuova, l'abbiamo sperimentata, ma tante di queste volte, mamma mia. Però perché fa paura? Siamo condizionati da ciò che c'è stato. Abbiamo paura di perdere qualcosa. E cos'è che quella cosa che ha paura di perdere è l'identità? Se uno è tranquillo con l'identità ora, no? Col fatto che ci sia o non ci sia un'identità, o non c'è un attaccamento a un'idea di sé, a un'immagine, a una storia, a un passato, un presente, un futuro, parenti, no? Nome, forma, nama, rupa. La morte non è una cosa così spaventosa. Chi è che è terrorizzato da non esistere più? Chi è che brama la continuità? Anche il solo fatto di non rivedere più i figli, per dire. No? Uno pensa che sia solo il discorso del corpo, ma secondo me il corpo è la parte forse meno... È tutta l'identità che è legata al corpo, alla famiglia, no? Ai figli. All'animale domestico. No, non sto scherzando. A cosa succederà quando io non ci sarò più? No? Sì, sì, assolutamente. Di chi è quel movimento? Il nostro io, la nostra personalità. Quindi bisogna capire tutto questo movimento qua, nella sua totalità, per comprendere la morte. Io potrei dirti che solo quando sei completamente morto sei completamente vivo. Che la vita si può esprimere nella sua totalità. Non morto fisicamente. Quando in te non c'è più preoccupazione per il tuo caro, quando non c'è più preoccupazione per il figlio, fratello, sorella, madre, padre. Animale domestico, futuro, passato. Non c'è preoccupazione, ma c'è amore. Per la madre del cane. Ma certo che sì, la base è quella. Invece noi esseri umani ci preoccupiamo prima di tutto. Perché è una base di paura, no? Preoccuparsi delle cose. E la morte e la vita sono inseparabili. Guarda anche questo istante sta già morendo. No, ciò che è ora non è già più di un secondo fa. Può mai separare le due cose. La vita ha bisogno della morte e viceversa. Sono uniti inseparabilmente. Lasciar scorrere la vita. La vita, al di là della tua scelta, scorrerà.
È l'installazione momentanea che cerca di controllare il flusso, che dice quella è la zattera che deve fare il percorso del samsara, arrivare all'altra sponda, capito? È l'identità che fa la pratica, fa la sadhana, deve andare al sicuro, ha bisogno di sicurezze, di certezze, non tu, è l'installazione momentanea. Tu mettiti lì e prova a fermare il mare, vedi se puoi, non puoi. Mettiti anche solo nel fiumiciattolo e cerca di fermare l'acqua, poi, o ferma il vento, ferma la pioggia, o il suono, o la luce, cosa puoi controllare della tua vita? Niente, questa è la realtà, niente. Abbiamo finito. Grazie. Grazie. Una piccola pausa e dopo cantiamo ancora un'altra, com'è? Il problema è il tempo. Sì, ok, sì. Perché io dovrei essere, perché poi vado a lavorare. Ah, sì, già abbiamo già. Quasi finito il tempo. Spero sia stato utile questo incontro. Sì, sempre, tanta roba. Sì. Molto utile, molto bello. Grazie a voi. Grazie a te. Poi alleggerisce tantissimo sapere che non abbiamo nessun controllo sulla nostra vita, a me alleggerisce tantissimo. Un'ottima notizia. In realtà è una buona notizia, che ti puoi rilassare. Tu sei, guarda noi che siamo costantemente in cerca di schiacciare, controllare, cambiare, alterare ciò che è. Sì. Invece rilassarsi nella grande perfezione. Il segreto della felicità. Ti rilassi. Poi vabbè, il tipo è incazzato. Va bene. Mai negare le esperienze altrui. No? Mai negare le proprie, neanche le esperienze altrui. Dire, ma no, ma perché ti incazzi? Non ti incazzare. No. Se si incazza, si incazza. Puoi dire non ti incazzare. Si sta incazzando. E più di, guarda come non ti incazzare, sì. Si incazza ancora di più. Sì. Se ne va incazzatissimo, alla potenza proprio. L'ascolto. Piuttosto ascolto una persona incazzata. Però se inizia a essere tossica la faccenda, che ha bisogno dell'ascolto, vattene via. Lascialo parlare, digli, vai a parlare con l'albero, col muro, io non ti ascolto. Se diventa un modo che tu ti alleggerisci perché non riesci a stare con la tua rabbia, allora hai bisogno di vomitarla, vai a vomitare sul muro, io non sono un cestino. Non accettate nessuno che parla male degli altri, fatelo parlare. Io mi ricordo c'era Daniele che si lamentava, allora a un certo punto era piccolino, e lui aveva la tendenza di drammatizzare, di fare il dramma, no? C'erano le cose, perché è successo questo? Si lamentava del fratello, perché lui era disordinato, il fratello era ordinato, gli si è rubato la spalla, ma è colpa sua che non riesco a ordinare la mia stanza, invece in realtà l'altro era ordinato, lui no, però era colpa dell'altro perché vivevano nella camera insieme, non poteva essere libero, allora si era partiva, e immancabilmente, tutte le volte che era sera ci sedevamo in sala, appariva Daniele e iniziava il teatro. No? Adesso a un certo punto lo guarda Daniele, ascolta, vai fuori un attimo, vai a parlare nei boschi. Io non ti voglio più ascoltare, ti stai lamentando troppo. Sai che piano piano, a un certo punto, con gli anni, quando c'era Rasei, fa, con Lucky non è possibile. È come un muro di gomma. Ma ho capito benissimo che non me ne poteva fregare di meno. Ma zero, fa, con lui che è impossibile, come andare a sbattere su un muro di gomma.
non c'è trippa per gatti, perché dopodiché ha iniziato a occuparsi della cosa, del suo fastidio, non dilagare. Se noi stiamo attenti anche a questa cosa qua, iniziamo a non concederci troppo il dilagare sull'altro, a parlare troppo di noi stessi. Quella è un'ottima pratica, non parlare più di sé per un po', o di raccontare quello che stai facendo, lascia stare per un po'. Invece noi parte il notiziario. Oggi ho fatto questo, no, parte la news. O condividi. Basta pubblicità. Bisogna smetterla un po' di parlare di sé. Però è un'ottima pratica, eh? Porta equilibrio. Vedrai che c'è una tendenza. Poi, se inizi a vederti che parli al muro, preoccupati. E poi ti dico, non mi ascolta nessuno. Oddio santo. Comunque niente, dai. Tutto a posto. Tutto a posto. Nessun problema. Grazie che sei venuto. No, grazie a te dell'ospitalità, grazie anche a Desi, grazie a tutti. Grazie. A Saula Gigi. Saula Gigi. Dai, non hai cucinato anche tu? No, oggi no. Ah, vabbè, comunque grazie lo stesso. Grazie per le altre volte. Esatto.